E a proposito di comuni, parliamo del comune di San Giovanni a Piro e insieme al comandante Carmelo Fasano, comandante dei vigili urbani di San Giovanni a Piro. Perché parlare del comune di San Giovanni a Piro con il comandante dei vigili? Perché è comandante da 46 anni a San Giovanni a Piro. Sì, come comando dall'82, sono vigile dal Ah, 75, quindi da quindi 46 anni. 46 anni. Che vigila su San Giovanni a Piro, per Sì. cui ha visto negli ultimi 46 anni i sindaci che si sono alternati e le amministrazioni che si sono alternate. Non sono stati tanti perché è prevalsa la figura di Dell'avvocato Felice Felice Palazzi, sì. Palazzo. Ed è proprio a lui, poi alla fine, che è dedicato questo volume, questo suo libro, Storia di un comune e di un sindaco che ho servito con amore, fedeltà e passione. Questo è appunto il titolo che ha dato questo volume, che poi è diventato un po', racchiude un po' la storia politica di San Giovanni a Piro, perché ha inserito anche dei documenti, ho visto delibere, decreti, Sì. atti Sì, in del effetti questi comune. sono atti e decreti che riguardano un po' la mia carriera, sviluppatasi con il sindaco avvocato Felice Palazzo e poi successivamente con il sindaco avvocato Ferdinando Palazzo. Ecco, perché questo libro? Allora, dottore, le dico subito. Io sono entrato a 18 anni, 22 maggio 75. E sono entrato, mi trovai di fronte ad un sindaco ricco di carisma, di fascino, di cultura, che a un certo punto, sai, per un ragazzo di 18enne, tu in effetti vieni affascinato da questa figura e cerchi di imitarlo, cerchi di rubare qualcosa all'uomo che sa. Io ho cercato in tutti gli anni, che, poi mi ci sono affezionato, è diventata una figura molto paterna. Non nascondo che ci sono stati pure momenti di difficoltà. Però è prevalso sempre il fatto che mi ha cresciuto, mi ha trasmesso tanto e quindi io alla fine volevo lasciare un ricordo ai giovani del mio comune che ricordasse la figura di un uomo che è stato in amministrazione per 50 anni, le dico solo questo, da 55 a 70 vice sindaco, poi da 75 parentesi di minoranza, da 75 a 94 sindaco e dal 2000 al 2005 sindaco. Quindi ci voleva che venisse ricordato e da chi poteva essere ricordato? Se non da me, che ero all'epoca il suo comandante di vigile, Manzolo, sono stato con lui vigile ragazzo dall'età di 18 anni. Però io le voglio dire una cosa, dottore, Sì. lei mi perdoni. Io innanzitutto ai telespettatori, davanti ai telespettatori, io voglio ringraziarla pubblicamente per le manifestazioni di affetto che ha usato sempre verso di me, verso il mio comando e verso la mia modesta arte di amanuenza. Non posso, ringrazio pure tanti amici giornalisti dell'epoca, tra cui attuali, tra cui Torino Luppino, in effetti, che danno molta pubblicità alla mia arte, al mio ruolo. E con quale proprio cultura mi tengo un rapporto fraterno dal 73, però mi consente. Ringrazio anche coloro che non hanno apprezzato questo libro, come i giornalisti locali del mio comune, che avevano un dovere di presentarsi a me e di dire: comandante, scusa, vigile, tu hai scritto un libro su un sindaco storico, e qua parliamo di un sindaco che ha governato per 50 anni circa, ma comunque. Vabbè, lasciamo, andiamo Desidero sul ringraziarli volume. anche a Ah, loro. dobbiamo dire che buona parte, buona parte no, ma ci sono molte pagine scritte a mano perché lei è un maestro amanuense e per cui ha fatto venire fuori questa sua dote, ecco qui anche all'interno di questo volume. Ma intanto questa sua manualità ce l'ha da piccolo, questa Sì, è un scrittura. po' come l'arte della pittura. Cioè, tu ci nasci. Può darsi qualche mio antenato slavuta, quindi si trasmette mio nonno. Però poi è stata coltivata e quindi non c'era cosa più bella che lasciare il ricordo di questo sindaco con scritto con inchiostro indelebile. Quindi io l'ho voluto lasciare con inchiostro indelebile. Avrete modo di accertare che non è un libro che offende nessuno, è un libro pulito, che in effetti posta anche dei manifesti culturalmente significativi dell'epoca, Ma sia non per parla solo di Felice Palazzo. sì.
solo lui. E poi del nipote sindaco Ferdinando Palazzo, che porta la mia carriera in effetti. E qualche passaggio politico da lì. C'è una differenza tra lo zio e il nipote? No, io credo che sia. Non può dire nulla. No, credo che è una battuta alla per. È un buon amministratore, anche Ferdinando. Innanzitutto sono amministratori onesti per bene, quindi in effetti. Che cosa ricorda di in particolare, se dovesse ricordare, e poi che ha riportato poi nel suo volume, del carattere del sindaco storico di San Giovanni a Piro, Felice, cioè, Palazzo? Che era un uomo ricco di coraggio e ricco di cultura. Però mi è rimasta impressa una cosa. Sono passati tanti anni, ma ve la voglio dire stamattina. Io ero un ragazzo quando sono andato a servizio, avevo 18 anni. Quella mattina mi dovetti presentare a lui, che era sindaco, sulla cinquantina. Ricordo che lui mi disse: ricorda che tu da domani vestirai una divisa, tu rappresenti lo Stato, e lo Stato è una comunità territoriale costituita su di un ordinamento giuridico e dotata di una sovranità interna. Cerca di farti rispettare sempre, perché tu rappresenti lo Stato. Sono passati tanti anni, mi sono invecchiato, però questa parola ancora mi risuona, echeggia nella mia mente. Per far capire l'importanza del ruolo che stava assumendo, anche se all'età di 18 anni. Quindi. Ma anche perché lui in effetti ha dato tanto pure al territorio, si è assunto tante responsabilità, ha affrontato tanti processi, ma lui era solito dire: io ho la coscienza tranquilla. Ho cercato solo di aiutare chi ne aveva bisogno a farsi una casa. E questo volume dove lo si può trovare? Ma io adesso farò una presentazione e poi lo distribuirò sul territorio. Non lo voglio vendere, perché lui non avrebbe voluto che si vendesse. Mm-hmm. Per cui lo donerà. Studierò un altro modo per donarlo. Sì. E torniamo un attimo invece a lei, 46 anni, vigile urbano a San Giovanni a Piro, sì. Tantissimi anni, ne ha vissute di storie, immagino, di episodi, sì, belli e brutti, e poi c'è anche il disagio che forse continua a vivere, quello di spesso di ritrovarsi da solo a vigilare, sì, un territorio così, sì, vasto, da San Giovanni a Piro a Scari, soprattutto in periodo estivo, e l'altra frazione Bosco, sì, è ancora così, ancora è solo. No, c'ho qualche unità adesso che collabora con me, c'ho un vigile di ruolo a tempo effettivo, c'è un altro a tempo determinato che mi danno una mano. Mm. Io voglio cogliere l'occasione della sua presenza per ringraziare tutti i vigili urbani che lavorano sul territorio nostro, ma anche oltre, perché siete delle figure importanti, spesso diventate l'unico punto di riferimento per i cittadini, soprattutto siamo i guardiani della città, dottoressa. Mm. Siamo i guardiani della città. E diceva il mio maestro, non so se lo pronuncio bene in latino, voi mi siete maestra, vigilis urbis, guardiano della città. Avete in mente altri lavori? Ma vedremo. Intanto io vedremo pure come stiamo in salute. Comunque, per il momento ho lasciato la traccia indelebile del mio percorso e del mio affetto rivolto al sindaco Felice Palazzo e anche a Ferdinando Palazzo. Per chiudere, tra tutti questi documenti che avete pubblicato e quindi inserito in questo volume, qual è secondo lei quello più significativo, storico? Per quanto riguarda me? Sì, no, tra quelli che troviamo qui dentro, che lei ritiene importante. Importante è la mia delibera di assunzione all'età di 18 anni, dottor. Uh-huh. Quella lì, perché era l'anno in cui si abbassava l'età dei maggiorenni, quindi erano ammesse i voti, diciamo è quella più bella. Bene, grazie al comandante dei Vigili Urbani di San Giovanni a Piro, Carmelo Fasano, grazie per... Grazie, dottoressa, voi siete sempre così cortese e gentile.